Manuel Cocalon, Associazione Sin Fronteras, oggi si parla di immigrazione. Qual è la situazione a Terni e quali sono i vostri rapporti con la nuova amministrazione? La situazione dell'immigrazione a Terni, oggi stiamo attraversando un momento molto delicato, ma contemporaneamente con la nuova amministrazione abbiamo trovato un feeling subito. Tant'è vero che in meno di un mese già stiamo realizzando questa iniziativa del dia di oggi che aspettiamo, diciamo, chiarisca tutti i dubbi che ce l'abbiamo, che ce l'hanno la cittadinanza in generale. Ci sono nuove normative sia a livello nazionale che a livello locale. Qual è la vostra opinione in merito? Sia con il decreto sicurezza, sia con l'ordinanza antibivacco, antiaccattonaggio e con la nuova ordinanza edilizia residenziale pubblica, siamo d'accordo, io personalmente sono d'accordo, che con questa normativa locale e nazionale tenda a gestire, mettere le cose in ordine, quello che non è stato fatto prima.